nella definizione di immagine del dizionario di Furetière del XVII secolo, alla definizione immagine viene riportato che l'immagine è sostituire qualcosa di presente a qualcosa di assente. Quindi questa idea di presenza, di ritorno, di restituzione, di assenza è un po' il fulcro che guida la mia pittura. Difatti la mia pittura, per me la pittura è il luogo della memoria. E in queste opere che ho voluto portare in mostra rappresenta una sorta di narrazione, io le chiamo le geografie dei ricordi. Queste opere per me rappresentano un po' la conclusione di questo ciclo dedicato al viaggio in Italia, partito dalle riletture di Goethe sul viaggio in Italia, a rivisitazioni di alcuni autori che mi interessavano come Böcklin, Piranesi, e tutti i nordici che scendevano per fare questo grand tour, e ho voluto ricostruire un po' le atmosfere, le luci, le impressioni. Queste immagini qui sono restituzioni di memoria, cioè partono da una lastra fotografica, quindi è un'impronta di luce vera e propria, però dopo in camera oscura o nello studio quando dipingo sono più sovrapposizioni di luoghi. La pittura permette anche di sovvertire un po' l'idea di immagine, quindi quando io voglio cercare di ricordare un evento passato, la mia mente lo cerca di ricordare alla maniera ideale e perfetta, non è mai l'immagine di partenza. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che questo è il mio lavoro, è dedicato alla lentezza, quindi alla lentezza della ricerca del luogo, alle cose che scrivo, alle cose che leggo, al come riproduco l'immagine, ad esempio allo sviluppo di una lastra in camera oscura con lentissime esposizioni, e dopo la pittura d'olio è già di per sé una tecnica molto lenta. E soprattutto queste ultime opere mi hanno fatto penare. La definizione di pittura, di arte per me, cioè è quella frase magnifica di Apollinaire che dice: quando l'uomo ha voluto imitare il proprio modo di camminare, ha inventato la ruota che non assomiglia a una gamba. Cioè, quello che mi ci tenevo a dire è che tutti noi molto spesso ci ritroviamo sul limite del ricordo, senza tuttavia ricordare effettivamente. Questo ci tenevo a dire.